E salve a tutti youtuber, si posso Filippo Ferenza qui con una nuova drink review. Oggi proverò il Jack Daniel's alla mela. E ci ritroviamo nel 2022 con almeno per me un nuovo gusto per quanto riguarda uno dei whisky più famosi al mondo, ovvero il Jack Daniel's Tennessee, questa volta alla mela. Vedere dal form factor della bottiglia rimane come sempre invariato, padrone della confezione e del fondo. In particolare abbiamo questo verde che ricorda molto il colore della mela verde. Spicca ovviamente in color oro la bellissima scritta Jack Daniel's con questa mela stilizzata, fa proprio indicare il gusto nuovo, il nuovo gusto di riferimento. Dietro possiamo trovare ovviamente la gradazione alcolica. Qui i nostri cari amici della Jack Daniel's ci dicono che ci consigliano di provare questo nuovo gusto durante il periodo estivo. Interessante. 70 cl pagati in offerta 18,50 euro, e ora vedremo se vale la pena provare questo nuovo gusto oppure provare altri gusti come quella al miele o alla cannella, oppure tornare alle radici, ovvero con il classico. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore, il nuovo gusto di casa Jack Daniel's, che immediatamente appena si apre la bottiglia si sente in maniera predominante questo odore di mela verde. E ora passiamo all'assaggio. Cheers! Grazie alla freschezza di questa mela verde, che riesce in un certo senso a controbilanciare il gusto forte e deciso del nostro Jack, devo dire che questo gusto mi ha piacevolmente sorpreso. Ci consigliano di berlo durante la stagione estiva, in effetti è vero, questo lo vedo benissimo con un classico cocktail molto fresco, molto estivo. In bocca hai quella classica freschezza che non ti aspetti da un whisky aromatizzato alla mela. Questo Jack alla mela verde lo consiglio anche per quelli che non amano il gusto forte e deciso e anche forse invadente del whisky, perché sorso dopo sorso lo assapori molto di più e noti molto di più le note fresche della mela verde. Personalmente non sono un grande fan dei whisky al gusto di, da un punto di vista è vero, ti danno un'esperienza migliore da un punto di vista del gusto, però dall'altro ti distruggono, perdonatemi il termine, la bontà del whisky, quello vero, quello buono, quello forte. E il Jack Daniel's in questi anni ci ha abituato a riuscire a dare un nuovo volto ai whisky. L'abbiamo visto in passato con il Jack Daniel's al miele, quella alla cannella, ma la Jack Daniel's, nonostante tutto, ci è riuscita anche con questo nuovo gusto a convincermi. E quindi ragazzi, che dire, spero che la recensione del Jack Daniel's alla mela vi sia piaciuta. Ci vediamo la prossima volta con una nuova drink review. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video ovunque e buon appetito.